Andiamo ora in Egitto per la sfilata faraonica tra i templi di Luxor per i 50 anni della Maison di Stefano Ricci, uno dei brand leader internazionali della moda uomo. È stato uno spettacolo straordinario, accompagnato anche da una delle voci più belle al mondo. La voce potente di Andrea Bocelli che intona Celeste Aida, le luci ad illuminare l'imponente scalinata del tempio di Hatshepsut a Luxor, dedicato all'unica donna faraone della storia. Ha festeggiato qui i 50 anni di moda Stefano Ricci. Per lui, per la prima volta, i templi egiziani hanno aperto le porte ad una sfilata. Quasi un gemellaggio Luxor-Firenze, città natale della Maison Ricci, forte di un lusso maschile all'italiana con le sue sete che in passerella si sono colorate nei toni più amati da questa terra. I geroglifici decorano le giacche a smoking, la sera è preziosissima, mentre è il deserto con le sue sahariane ad ispirare i capi più quotidiani. E segno forte di questi 50 anni di moda nella sfilata è il ricordo dell'amicizia di Stefano Ricci con Nelson Mandela, sue le camicie più amate da Madiba uscito dal carcere e sua quella nera in seta con cui incontrò la regina Elisabetta. No, è stata una bella emozione, ma lei disse... President Mandela, you are the only, lei è l'unico leader di uno Stato che si presenta da me con una camicia, però una bella camicia, fu molto carina anche lei. Un'azienda familiare, grande attenzione e cura nei tessuti che hanno segnato l'inizio della loro storia nell'alta sartorialità 50 anni fa e questo sogno a Luxor realizzato portando dall'Italia i loro sarti e artigiani. Questo viaggio che è celebrativo ma non retrospettivo, quindi proprio una collezione studiata per guardare avanti con un tributo a questo luogo meraviglioso, quindi alla cultura anche dell'antico Egitto. E se oggi siamo arrivati a questi celebrare i nostri 50 anni è proprio perché abbiamo un gruppo di clienti selezionati che anno dopo anno ci hanno chiesto dei prodotti sempre più innovativi.